Buongiorno a tutti, buonasera per chi vedrà questo video. Allora, intanto ragazzi non ho fatto il post partita di Juventus-Inter o Inter-Juventus, porta Supercoppa italiana, non ce ne frega un cacchio. Non ce ne frega un cacchio perché non ho già visto il risultato finale. O anche perché non ho fatto neanche abbiamo vinto 2-0 contro l'Udinese. Bene, partendo da questo punto, il video è concentrato su che cosa? Su che cosa? Che tanti ho sentito che Allegri non va bene, Allegri non ci soddisfa più di tanto. Siamo a corto di idee, non ci sono idee di gioco, non c'è mentalità. Non c'è schema di gioco, questo l'ho già detto. Ricordo, non ho scritto niente sul video, è tutto pensato. Allora, tanti non vogliono Allegri, perché Allegri ha fatto una delusione una dopo l'altra, perché si pensava che con il ritorno di Allegri, dopo due anni di pausa, potesse ritornare con idee diverse, idee di gioco, un'evoluzione tattica, tecnica, di gioco, ma invece non è stato così, giusto? Abbiamo sempre visto che Allegri fino adesso ha sempre fatto giocare la Juve di merda. A posto. La mia domanda è, che tanti ho sentito. La mia domanda è, ho pensato, se ritornasse Pirlo, cambierebbe qualcosa? Punto di domanda. Allora, tanto ragazzi, sapete che non sono un competente di calcio, sono un tifoso generico di tanti utenti che si mettono in gioco su YouTube, ognuno ha un'idea diversa, però se ritornasse Pirlo, farebbe un balzo in avanti, visto che la dirigenza non gli ha dato quello che chiedeva in linea di mercato, di acquisti. Siamo sempre stati con quella squadra base, che d'altronde non avendo incassi da parte di giocatori che non riusciamo a vendere per fare cassa, quando c'era Pirlo a guidare la Juventus,
I giocatori ascoltavano Pirlo con le sue direttive di gioco quando era alla guida della Juventus. Pirlo si faceva ascoltare dai giocatori. Per me no, più di tanto. A parte che c'era giocatori che in linea teorica c'era ancora Ronaldo, però si sa che i giocatori della Juventus vengono pagati fior fior di euro, giocatori strapagati con procuratori che chiedono soldi. Però ragazzi, visto che non c'è mai stata un progetto, non c'è mai stato un progetto, abbiamo dei giocatori, diciamo, che non corrispondono al DNA Juventus. Tralasciando Chiesa, che è l'unico giocatore che dà contributo alla squadra, Dybala, lasciamo perdere, giocatore che si è dimostrato abbastanza come si dice, con un carattere abbastanza irascibile, molto provocatorio, però quei gesti non lo poteva fare, come si chiama, a puntare il dito contro la dirigenza, anche se ragazzi, questo sta a significare che Dybala, per me, a parte che è stato sempre un giocatore che ha voluto sempre un aumento di stipendio ogni volta che chiedeva, perché lui vuole dimostrare un suo valore aggiunto alla squadra, pur essendo che gioca una partita su tre, che la maggior parte è sempre infortunato, oppure la maggior parte ti fa delle giocate, delle ti fa ti fa fare un pochettino di gioco, a me, però non ti dà quel, può darsi che ti dà quel valore aggiunto, però non basta. Allora Juventus ci vuole più organico, più organizzazione, al contrario dell'Inter, che l'Inter è una squadra competitiva, è una squadra che nel suo insieme ha giocatori, diciamo, valevoli per il tipo di gioco che sta offrendo Inzaghi. Però, ragazzi, il problema è che non c'è un'organizzazione dentro la società. E ragazzi, e lo scopo di questo video, senza allungarmi più di tanto, se venisse ancora Pirlo, ingranerebbe un pochettino
ricomincerebbe a fare di più, di mettere un po' più di spirito combattivo in questa Juventus. Perché, ragazzi, inutile che ci giriamo intorno. Alla Juventus ha bisogno di farsi ritornare quella voglia di vincere, quella voglia di riscattarsi, però ha bisogno di un allenatore affermato in campo europeo. Perché, ragazzi, inutile che pensiamo che questa Juventus andrà avanti in Champions. Non è per essere permaloso, non è per essere di non essere come si dice, molto molto negativo. Però, ragazzi, con questi risultati che facciamo, è improponibile la gestione della squadra. La gestione della squadra in valore, in campo europeo, perché, ragazzi, se facciamo fatica a creare gioco, a organizzare una tattica, un modo di esporci ad ogni partita che facciamo, che ogni partita è un'agonia, perché, ragazzi, ogni partita della Juventus è un'agonia. Non c'è una partita che non ci incazziamo. Però, ragazzi, ci vuole anche giocatori, no, ci vogliono anche allenatori che danno una scossa a questi giocatori. Perché ci siamo resi conto che ormai i giocatori fanno quello che vogliono in campo. Fanno quello che vogliono e non vengono spronati, non vengono valorizzati. I giocatori non vengono valorizzati nel loro DNA, nel gioco. Ragazzi, non penso di dire le cose al vento, però è quello che penso. Dopo, ragazzi, sarò un opinion, no, neanche un opinionista, perché non sono un opinionista, però se non sono un youtuber che dice le sue cose, però in maniera molto molto faticoso, perché non ho scritto niente, non faccio, non mi tiro giù niente nei appunti, né cose. Però ci vuole un allenatore, ovviamente con il contro co, cogliones, e ci vuole, bisogna che ci sia un'organizzazione nel fare gioco in questa squadra e dimostrare che non siamo una squadra che gioca allo sbando, senza un ragionamento, senza una voglia, senza uno spirito, perché può darsi che hanno anche uno spirito, può darsi che hanno uno spirito dentro che voglio dimostrare di non essere inferiore agli altri. Però
siamo già dimostrati che a Juventus più di tanto quelli hanno, cioè in quel gioco hanno, non possiamo pretendere che giocano al pari delle altre squadre, perché abbiamo visto che le altre squadre giocano in maniera organizzata, giocano in maniera schematica, giocano in maniera gestionale, che gestiscono meglio il risultato, si difendono meglio, hanno passaggi, triangolazioni, come si dice, cioè in un complesso hanno uno schema di gioco, hanno un dai e vai più veloce, hanno passaggi più precisi, e noi non abbiamo giocatori tecnici che ci fa fare la differenza a centrocampo, perché ovviamente non possiamo pretendere, se non hanno un'organizzazione in campo, di poter fare gioco al centrocampo. E non avendo attacco e avendo solo Dybala, Dybala o Morata, anzi più Morata però in attacco non abbiamo nessuno. E noi siamo sempre là chiusi, chiusi in difesa, cercando qualche ripartenza. Però se non abbiamo giocatori palleggiatori, non abbiamo controllo di palla, non siamo veloci nel gestire i reparti offensivi, ragazzi, in Champions andiamo in finale, se ci arriviamo, perché non penso che arriviamo neanche al quarto posto. Andiamo al quarto posto in campionato, però sempre a culo, ma non con la gloria di poter dimostrare di essere una grande squadra. Perché, ragazzi, siamo una squadra con giocatori, è una squadra provinciale, è una squadra provinciale, e diciamo medio, una squadra normale, perché tutte le squadre non hanno paura più di noi, e dunque siamo una squadra mediocre, siamo una squadra normale, che la Juventus ha sempre comandato, predominato in campionato. Però in Champions è una cosa diversa. E non penso che arriviamo in finale di Champions, ovviamente, con questo gioco di squadra, con questa gestione di squadra. Ragazzi, scusate il video troppo lungo, spero che non vi siete annoiati, però il punto è giusto riprendere Pirlo o prendere un altro, o provare, sperando però. Non penso che la dirigenza faccia questo passo in avanti. Di prendere un allenatore, diciamo, internazionale, puntato nel saper gestire meglio questa Juventus, e affermato. E sperare che un allenatore facesse un salto di qualità e li facesse più ascoltare dai giocatori. Questa è la domanda. Scrivetemi sotto nei commenti e basta. Ok, questo è il mio video molto, molto, molto allungato. Anzi, adesso, ok.
Ragazzi, ditemi la vostra e noi ci sentiamo al prossimo video. Va bene? Ciao ragazzi. Grazie, sbagliato. Ok. Ciao ragazzi.